Buonasera a tutti. Allora, grazie anzitutto di nuovo alla Federazione dell'Ordine degli Ingegneri delle Marche e all'Ordine degli Ingegneri di Macerata che ci ospita in questa giornata di incontro tecnico. Bene, oggi pomeriggio ci occupiamo di analisi strutturale attraverso il software, che è uno strumento ormai indispensabile per lo svolgimento dei progetti, e lo faremo però non illustrando in maniera un po' sequenziale, diciamo, e anche forse noiosa, le modifiche della normativa, come queste si applicano nel software e così via, ma prenderemo invece direttamente in considerazione una serie di argomenti che dovrebbero essere di vostro interesse, soprattutto per chi è coinvolto nella progettazione nella zona della ricostruzione. E per ognuno di questi argomenti cercherò di fare un'introduzione che è un po' l'analisi che abbiamo fatto per il software che poi produciamo e utilizziamo, e poi a questo seguirà l'applicazione pratica. Quindi saranno rese visibili anche proprio in maniera diretta, operando su PCM, le fasi applicative. Bene, quindi passiamo subito agli argomenti. Ecco, ho fatto qui un elenco sintetico dei punti che verranno analizzati. Parleremo di definizione del modello di riferimento per le analisi. Sembra un titolo generico, ma dentro a questo titolo c'è una considerazione molto importante che tra un attimo, riveleremo. Poi parleremo di aggregati edilizi. Sarà dato spazio alla componente sismica verticale, un aspetto molto importante che recentemente ha preso evidenza. Poi l'analisi della risposta sismica locale, un argomento anche questo molto fatto sempre presente, insomma, dagli utilizzatori del software, soprattutto dalle zone che sono state sottoposte ad indagini di microzonazione e per le quali quindi viene richiesta l'adesione a queste tipologie di input sismico. Parleremo poi inevitabilmente di analisi pushover e di caratteristiche che questa presenta sia a livello di input dati che di interpretazione dei risultati. Proprio a livello di risultati, poi sarà data un'evidenza alla gerarchia dei comportamenti, cioè al cercare di capire se interpretando i risultati si può ricavare anche una priorità degli interventi o comunque della scala dell'importanza dei comportamenti per farsi guidare anche a un'ottimizzazione economica del progetto. Quindi tratteremo i tipi di intervento non tanto nella loro descrizione applicativa e cantieristica, stamani sono state già fatte ampie ed esaurienti considerazioni su questi aspetti, ma vedremo proprio come questi poi vengono schematizzati all'interno del software. Un argomento abbastanza importante, anche questo spesso segnalato dagli utilizzatori del software, riguarda la rigidezza degli impalcati e porremo l'accento più che sulla questione del fatto che un impalcato possa essere o meno considerato rigido, sulle connessioni tra le pareti e tra i solai e le pareti, perché vedremo appunto che la resistenza, cioè intesa proprio come capacità delle connessioni di trasferire le azioni del solaio alle pareti, sia di fatto l'aspetto fondamentale, più che lo studio della rigidezza del solaio. E infine tratteremo i corretti criteri di modellazione per far capire come da un progetto architettonico si può ricavare un modello strutturale cercando di percorrere una strada il più possibile corretta fin dall'inizio. Questo sarà un po' più particolare di PCM, chiaramente questo aspetto, però ci sono dei criteri che comunque sono applicabili in generale. Infine alcune osservazioni complementari che riguarderanno inevitabilmente anche la normativa recentemente aggiornata attraverso la circolare. Ora mi preme proprio fare questa considerazione, quindi noi siamo qui come Edes Software, come produttori di PCM e quindi è chiaro che utilizzeremo PCM e ci fa piacere che molti utenti del software ci possano seguire e possano trarre giovamento da quello che proponiamo. Però gli argomenti che trattiamo hanno una validità generale, quindi quando parleremo, ad esempio, di componente sismica verticale, parleremo di un algoritmo che è stato sviluppato nell'ambito degli studi che ho avuto l'onore di condurre con Massimo Mariani, un algoritmo appunto che non ha una relazione diretta con PCM, ma che è proprio definito in maniera generale in modo tale che possa essere applicato da qualunque software.
E così come le considerazioni che faremo sull'analisi pushover sono considerazioni estendibili anche ad altri programmi. Quindi è molto importante, secondo noi, lavorare tutti nella stessa direzione. Quindi non è tanto il problema di usare un programma o di usare un altro. Ognuno avrà poi fatto le proprie scelte. L'importante è cercare di lavorare nella miglior direzione possibile, padroneggiando questi strumenti. Perché, come sempre si ricorda in queste occasioni, il grosso problema degli strumenti informatici è che a volte sono loro che si impadroniscono di noi e quindi ci conducono a fare delle scelte che non sono quelle più appropriate. Passiamo subito alla definizione del modello di riferimento per le analisi. Ecco, dunque, in questo ambito notiamo una differenza fra le norme precedenti, cioè il decreto del 2008, e quello entrato in vigore nel gennaio del 2018. Dunque, se leggiamo velocemente il paragrafo 8.5, nel 2008 si chiamava procedure per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti. Nelle costruzioni esistenti le situazioni concretamente riscontrabili sono le più diverse ed è quindi impossibile prevedere regole specifiche per tutti i casi. Di conseguenza il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale attendibile della costruzione, tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte. Cosa c'è da osservare in questo paragrafo? Sono criteri di buona progettazione. In particolare è interessante notare che il modello per la valutazione della sicurezza deve essere definito e giustificato dal progettista, quindi gli edifici esistenti in realtà possono non essere molto d'accordo con modellazioni che spesso facciamo invece per gli edifici nuovi e quindi ci spinge a considerare caso per caso se ciò che stiamo facendo è effettivamente aderente alla realtà del progetto. E c'è poi questo cenno al comportamento strutturale attendibile. Leggiamo ora lo stesso paragrafo nelle nuove norme, cioè nel decreto 2018. La differenza sta solo in questa frase: di conseguenza il modello per la valutazione della sicurezza dovrà essere definito e giustificato dal progettista, caso per caso, in relazione al comportamento strutturale atteso, tenendo conto delle indicazioni generali di seguito esposte. Ora, questa non è filosofia, perché dietro a questa differenza di aggettivo c'è proprio una diversità di procedura. Prendiamo la definizione di Treccani: attendibile significa che merita di essere preso in considerazione, cioè degno di essere creduto. Ora, il fatto che un aspetto debba essere preso in considerazione non toglie soggettività al problema, cioè poi posso essere io che decido se questo aspetto a un certo punto può avere valore oppure no. L'aggettivo atteso invece ha un tono perentorio, perché un comportamento atteso deve per forza essere preso in considerazione, nel senso che questo aspetto si verificherà e quindi non posso ignorarlo, non posso avere un criterio soggettivo. Quello che era soggettivo diventa oggettivo. Allora, quando noi siamo davanti ad un progetto di una costruzione esistente, non soltanto gli edifici in muratura, ma questo ha anche un valore più generale, dovremo sempre chiederci se in una situazione analoga, e si parla di analogia sia per quanto riguarda ovviamente la geometria, le caratteristiche generali dell'edificio e le azioni che questo subisce, ci siano dei comportamenti noti, perché se questi comportamenti sono noti e si sono manifestati, noi abbiamo il dovere di non ignorarli. E qui è un punto che ritornerà in particolare evidenziato nell'ambito della componente sismica verticale. Me ne parlerò quindi fra breve. Bene. Il fatto che il comportamento, il modello strutturale debba rispettare il comportamento reale dell'edificio, quindi non riguarda soltanto le nostre scelte su geometrie, materiali, vincoli, no? Quando cominciamo un progetto partiamo in genere dai rilievi che abbiamo, cominciamo a fare un'ipotesi di murature resistenti, nel caso degli edifici in muratura, comunque di strutture portanti e capaci di sostenere le azioni di progetto. Ci preoccupiamo di definire correttamente i materiali, il grado di vincolamento e i carichi agenti. Beh, di fronte a un edificio esistente la situazione però è più complessa, non finisce qui ciò che noi dobbiamo considerare, perché ci sono dei punti fondamentali che spesso sono ignorati eppure sono anche richiamati dalle norme, anzi sono resi da queste molto importanti.
Si è parlato già stamani delle disgregazioni delle murature, delle quali si fa cenno appunto sia nella circolare che nel decreto. E poi possiamo evidenziare il fatto che definire un modello corretto è qualcosa che va al di là dell'aver evidenziato qual è la geometria resistente oppure i materiali che la caratterizzano. Nell'ambito della statica, il rispetto delle fasi costruttive diventa un aspetto molto importante, soprattutto per gli edifici in muratura, e vedremo tra breve perché. Nell'ambito della sismica, due concetti fondamentali che hanno preso evidenza in questi ultimi tempi sono la spazialità delle sollecitazioni e la memoria del danno, riconducibile a un fenomeno sostanzialmente di fatica, cioè a un danneggiamento progressivo non sempre così evidente che avviene all'interno delle strutture a causa delle sollecitazioni ripetute. Quindi nel caso, per esempio, degli eventi sismici, sono danneggiamenti che possono essersi manifestati a causa degli eventi precedenti. Ora notiamo bene che fasi costruttive, memoria del danno e fatica sono concetti che da tempo sono noti in ingegneria e sono applicati in altri settori, per esempio nell'ambito dei ponti, piuttosto nell'ingegneria meccanica per quanto riguarda la fatica. Ecco, è molto importante considerare che questi aspetti hanno una ampia applicabilità anche in altri ambiti, e ad esempio appunto negli edifici in muratura. Grande merito di aver posto questi argomenti all'attenzione della comunità tecnico-scientifica è dell'ingegner Massimo Mariani, con cui ho l'onore di collaborare da qualche tempo e che aveva già evidenziato in dei lavori precedenti e che poi ha portato avanti sviluppandoli ulteriormente questi aspetti purtroppo ignorati molte volte e che invece poi scopriamo essere presenti proprio nelle norme. Tant'è vero che il lavoro che abbiamo fatto, che ha mirato a produrre considerazioni appunto indipendenti da particolare software, e qui parlo non da titolare della EDES e da autore di PCM, ma invece da ingegnere professionista, ecco, di elaborare appunto delle metodologie indipendenti dal software che in qualche modo ci richiamino all'adesione a qualcosa che purtroppo noi quotidianamente vediamo con l'uso del software tende ad essere un po' abbandonata, con molte giustificazioni, perché chiaramente i progettisti hanno tutte le giustificazioni del caso quando si tratta di dover ottimizzare tempi, di dover ottenere risultati rapidamente, di aver già impiegato tanto tempo in altri aspetti che non sono quelli del calcolo, e voi siete bene a conoscenza di quanto comporta anche tutto ciò che è la parte amministrativa di un progetto, quella burocratica in generale, e quindi non sto a dilungarmi su cose che conoscete molto meglio di me. Però quando si arriva alla fase dell'analisi strutturale, saperla padroneggiare nel modo corretto è indispensabile, altrimenti tutto lo sforzo che si fa viene vanificato da un approccio che non è quello corretto. Ecco, dunque, per quanto riguarda appunto la disgregazione delle murature, ne abbiamo già parlato, ne hanno già parlato abbondantemente i colleghi in mattinata. Comunque nella circolare c'è un cenno al fatto che la rappresentazione della struttura come catena cinematica, se ne parla nell'ambito dell'analisi dei meccanismi locali di corpo rigido, è attendibile solo se la parete non è vulnerabile nei riguardi di fenomeni di disgregazione. Quindi di disgregazione si parla già nella circolare. Per quanto riguarda invece la memoria del danno, questa può essere inquadrata nell'ambito dell'analisi storico-critica. Infatti, ai fini di una corretta individuazione del sistema strutturale e del suo stato di sollecitazione, è importante ricostruire il processo di realizzazione, e questo comporta una considerazione delle fasi costruttive dell'edificio, e le successive modificazioni subite nel tempo dalla costruzione, nonché gli eventi che l'hanno interessata. Ecco, dunque, sulle fasi costruttive è importante osservare che quando noi affrontiamo l'analisi di un edificio in muratura, pensiamo con un approccio che fa capo anche alla tradizione dell'approccio a elementi finiti, applicato ad esempio anche al cemento armato, all'acciaio, a un telaio nel caso del telaio equivalente, ma può essere anche una struttura a pareti, comunque a un modello che implementiamo e a cui poi andiamo ad applicare carichi. Quindi nel nostro caso, parlando del telaio equivalente per la muratura ad esempio, pensiamo ad un telaio a cui andiamo ad applicare pesi propri, carichi permanenti e azioni sismiche.
Ecco, le cose nella realtà non stanno così, perché il telaio, quando l'edificio viene costruito, non esiste. Quindi la muratura, sotto il peso proprio, subisce un assestamento che fa sì che i carichi permanenti non agiscano affatto, soprattutto i pesi propri, appunto, non agiscano affatto sul telaio finale, ma agiscono su una struttura che viene parzialmente realizzata piano dopo piano, o comunque livello dopo livello. Ecco, questa situazione, per esempio, si può collegare anche alla correttezza dell'approccio col telaio equivalente, perché molto spesso si può pensare che il telaio equivalente sia qualcosa di lontano dal comportamento della muratura. Invece noi siamo rimasti convintamente su questa strada perché è il grande pregio della semplicità e della comprensione. L'importante è che si applichi nella maniera corretta. Per esempio, applicarlo correttamente vuol dire capire che tagli e momenti flettenti, per esempio sulle fasce di piano, che derivano da carichi statici applicati e che magari le mettono in una condizione di non verifica, non sono attendibili, perché in realtà non è questo il comportamento delle fasce. Le fasce con i carichi statici hanno un comportamento sostanzialmente ad arco, diffondono il carico verticale verso i maschi murari adiacenti, e questo aspetto lo si può considerare proprio eseguendo un'analisi statica con criteri di vincolamento che la distinguono dall'analisi sismica. Cioè, l'analisi statica ripartirà i carichi in modo tale da rispettare il fatto che durante la fase costruttiva non c'era il telaio, ma c'erano le pareti che venivano progressivamente realizzate. Ora, questo aspetto richiederebbe molti approfondimenti e si potrebbe fare un convegno di una serata sulle fasi costruttive. Evidentemente noi vogliamo ora darvi una serie di cenni e di indicazioni che poi potrete approfondire a vario livello anche nella nostra documentazione. Però è molto importante capire che il rispetto della modalità con cui l'edificio è stato realizzato è determinante anche per avere dei risultati più stabili e più aderenti al vero. Già da alcuni anni, appunto, PCM ha implementato la possibilità di fare riferimento a un modello con vincolamenti interni variati a seconda del tipo di carichi applicati, e questo rappresenta appunto l'applicazione di questa metodologia. Sulla memoria del danno stiamo conducendo, insieme a Massimo Mariani, ad Alessio Francioso che mi affianca, uno studio che avrà poi sviluppi, contiamo appunto in un futuro prossimo, che permetterà di capire come esista all'interno del materiale un degrado anche per piccoli eventi. Ora, questo non è che deve spaventare, nel senso che poi ci troviamo allora ad essere allarmati anche di fronte a strutture che possiamo ritenere sostanzialmente abbiano superato in modo positivo l'evento sismico. Però è anche una considerazione realistica, perché tutto ciò che noi conosciamo subisce un degrado nel tempo sotto le azioni, quindi non esiste niente che, superata una fase critica, possa tornare a un'integrità che aveva precedentemente, a meno che ovviamente non si facciano delle operazioni di consolidamento. Quindi, se non si è intervenuti su un organismo edilizio, è da ritenere che comunque ciò che è avvenuto possa in qualche modo aver turbato la sua integrità e quindi possa aver ridotto, ad esempio, le sue capacità di resistenza o la sua duttilità. Quindi, dove condurranno questi sviluppi sarà noto appena pubblicheremo appunto i nostri studi, ma vedremo che anche in questi casi sarà possibile avere delle procedure dove valutare il possibile livello di danneggiamento di edifici che, pur rimanendo quasi integri, se non integri del tutto, hanno in realtà subito appunto degli eventi importanti.